un bel viaggio per arrivare fino a qui, ma credo ne sia valsa la pena. Far giocare i bambini vale sempre la pena, arrivare dovunque. Come sta andando? Sta andando benissimo, i bambini si stanno divertendo, quindi questo è l'importante. Allora, come sta la pallacanestro dalle vostre parti? Dalle nostre parti, Cosenza, Castrovillari, stiamo cercando di organizzare i paesi vicini, qualcuno, Cassano, San Marco, vediamo di incrementare con i paesi vicini, perché purtroppo i ragazzini che si avvicinano al basket sono sempre pochi rispetto a quelli che giocano a calcio, per cui noi dobbiamo recuperare quelli che riusciamo a trovare per strada. Quale può essere la chiave per diventare competitivi proprio rispetto al calcio? Bisogna avere molti ragazzi, se cresce il movimento, crescono i ragazzi, allora cominci a fare squadre competitive dove i ragazzini prendono spunto, prendono visione delle squadre grandi. Noi facciamo un campionato di Serie D per questo motivo, per far vedere ai ragazzi le partite dei grandi e avere un seguito, perché se tu non fai una categoria superiore, il ragazzo a 15-16 anni dopo che fa? Finisce, invece tu gli devi dare la possibilità di continuare a giocare anche a 20 anni, quelli che restano, perché la maggior parte da noi vanno via. Noi quest'anno abbiamo perso 5 ragazzi di 18 anni che sono andati all'università e quindi li abbiamo rimpiazzati con ragazzini del 2000-2001. Questa purtroppo è una costante in quel di Castrovillari, a 18 anni vanno via. Vanno via tutti, perché vanno all'università, dopo qualcuno che va pure a Cosenza non si impegna per continuare a giocare, sono pochi quelli che restano magari a Cosenza e restano a giocare a Castrovillari. Magari preferiscono giocare a Cosenza, al CUS, per non viaggiare. Buon lavoro e ci vediamo prestissimo. Auguri anche a voi.